Presentata a Teramo la tappa Tirreno Adriatico 2021 Terni Prati Itivo, prevista per sabato 13 marzo. Dopo 8 anni Prati Itivo, stazione turistica nel comune di Pietracamella, nel cuore del Parco del Gran Sasso, si prepara a riabbracciare la Tirreno Adriatico. Una vetrina che rappresenta per il comune di Pietracamela anche una rivincita per una stagione invernale che non è mai partita per il secondo anno consecutivo a causa dell'emergenza pandemica e i problemi interni per la gestione degli impianti. Situazione difficilissima, purtroppo questa è una piccola consolazione, quindi fare promozione al territorio tramite una gara sportiva. I problemi per l'aperitivo sono legati oltre che al Covid. L'anno scorso la stagione è saltata per il meteo, ma ci sono le ben note vicissitudini societarie che riguardano gli impianti. Io confido nella buona volontà e nella voglia di riuscire da questa impasse da parte di tutti gli attori che siedono al tavolo della fantomatica Gran Sasso Teramano e quindi della gestione degli impianti per l'aperitivo. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Ci possono essere delle soluzioni che risolvano definitivamente questa vicenda che oramai affonda i suoi, diciamo, le sue radici non negli ultimi anni, ma negli ultimi decenni. Non si è mai avuta una continuità, un qualcosa che possa permettere a tutti coloro che vogliono continuare a lavorare, investire sul nostro territorio, di programmare. È ora che si faccia questo passo in avanti e che si chiuda una parentesi che è durata fin troppo tempo e che si trovi quella che può essere la forma migliore per dare Prati Itivo la gestione e tutto quello che merita questa località. Noi abbiamo provato anche con questa kermessa ad accendere i riflettori sul territorio, far vedere che il territorio merita, far vedere che chi vuole può investire su un qualcosa che è valido anche a livello nazionale e internazionale, però c'è bisogno delle basi e c'è bisogno che tutti quanti si prendano le proprie responsabilità e che ci sia buona volontà da parte di tutti a risolvere.